Una giornata dedicata alla trombosi organizzata dal Centro Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara con numerose collaborazioni. Una giornata dedicata non tanto agli addetti ai lavori quanto alle persone comuni per suggerire misure e comportamenti finalizzati alla prevenzione. Si è svolta nelle sede universitarie dell'ex convento di Santa Lucia con la partecipazione di studiosi e specialisti in concomitanza con la quarta giornata nazionale dedicata a questa grave patologia. La trombosi è un problema grave, la più importante causa di morte nel mondo civilizzato. E noi, addetti ai lavori, invece siamo fortemente convinti che dobbiamo aprirci, dobbiamo educare le persone, fare conoscere quali sono i comportamenti sbagliati, quali sono i comportamenti buoni che aiutano una prevenzione primaria efficace di questo grave problema. Le misure di prevenzione, ha spiegato il professor Paolo Zamboni, direttore del Centro Malattie Vascolari di Unife, possono essere anche molto semplici, esercizio fisico e non solo. Alcuni attrezzi molto semplici come possono essere le calze elastiche per persone che fanno attività anche obbligatorie, lavorative, impegnative per le gambe. Ho fatto vedere il modo di idratarsi che è molto importante, quali sono i liquidi e i tipi di cibo che è meglio utilizzare o comunque inserire nella dieta senza dover per forza rinunciare a chissà che cosa. Intanto il professor Zamboni e la sua equipa attendono la conclusione degli esperimenti effettuati dall'astronauta Samantha Cristoforetti nello spazio, nell'ambito del progetto Drain Brain. Stiamo avviandoci all'ultimo blocco di esperimenti in orbita che dovrebbero avvenire entro la fine di questo mese. Diciamo che le nostre strumentazioni stanno funzionando molto bene, anche l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA sono molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo e la stessa Samantha, sia con il Premier Renzi che con il nostro Presidente della Repubblica, con Hollande, ha proprio parlato specificatamente dell'esperimento che stiamo proponendo da Ferrara perché sta dando risultati quasi insperati.